Salve a tutti dalla Beche. Quest'oggi faremo un progetto natalizio. Faremo un pattino con lo scarpone. È un progetto un po' lunghetto, però quando arriverete alla fine sarà un bijou. Veniamo subito alla realizzazione e a cosa ci serve. Allora, partiamo subito con. Allora, ci vuole della stoffa, ci vuole della lana, in questo caso rossa, del feltro bassino, un pochino così modellabile, ci vuole il metro, ci vuole del cordone, del fermacordone, ci vuole dei nastri decorativi tipo questo, così. Poi cosa ci vuole? Ahimè, la macchina da cucire, per chi non ha la macchina da cucire purtroppo non può realizzarlo, le forbici, gli spilli, un po' di imbottitura, così. Poi una forchetta, non si mangia, perché ora bisogna stare a dieta, poi per Natale c'è da mangiare panettoni, pandori. Una forchetta ci serve per fare dei pompon. Allora, poi delle scritte a piacere, se non le avete però sono facoltative queste scritte. Il cordone ve l'ho fatto vedere, sì. E poi non ci serve altro. Allora, metto il cascato. Allora, partiamo subito. Deve fare prima la sagoma di questo scarpone. Allora si prende la stoffa, si mette dritto con dritto, dritto con dritto, ci si poggia il cartamodello, tanto poi ve lo metto nell'info box il cartamodello. Si segna tutto il contorno del cartamodello e si lascia un po' di stoffa perché dobbiamo cucire sul segno che abbiamo fatto. Quindi io l'ho già fatto. Aspettate, prendo gli spilli. Prendiamo, segniamo tutto, ho detto, leviamo gli spilli. Poi dobbiamo lasciare aperto un pezzettino qui dove lo risvolteremo. Quindi prendiamo la penna, qualcosa, e lo segniamo qui sul cartamodello, un pezzettino così che lasciamo aperto. Questo lo leviamo, mettiamo gli spilli intorno. E andiamo a cucire tutto intorno al rigo che abbiamo fatto. Lo faccio tutto. Io l'ho cucito tutto partendo da qui, avanti e indietro, punto dritto, avanti e indietro, e mi sono fermata qui. Ora andremo a riunire qui intorno lasciando 1 cm di stoffa. Qui dove abbiamo lasciato aperto, lasciamone di più perché sarà più facile poi richiuderlo. E facciamo tutto intorno. Centimetrino di stoffa, non di più. Ora questo di sotto è tutto dorato, ma da diritto è bianco con le stelline dorate. Mi raccomando, siate fedeli al motivo, cioè non al rigo, non semplificate le cose proprio come deve essere. Riuniamo tutto. Vabbè, riunisco tutto, poi qui dove c'è la curva facciamo tutte le tacchettine come si fa sempre sugli stombri. Qui in cima, qui tagliamo un pochino questa puntina. Qui mi raccomando, qui ci vogliono le tacchettine, no, qui non ci riceve. Qui si taglia un po' di puntina, qui, di qua, qui anche qui qualche tacchettina facciamola. Poi niente, qui, qua su, magari un po' più corto qui, va bene, lo rifilo tutto, poi si addirizza anche qui, delle tacchettine, anche qui sul, dove ci sono gli stondi, praticamente dovete fare tutte le tacchettine. Ora qui si rigira, non l'ho levato questo angolino, si rigira tutto. La stoffa è un cotone abbastanza sottile, non proprio sottile sottile, però per farvi capire come può essere, tipo un canovaccio, un po' più leggero di un canovaccio. E la slitta, il pattino, scusate, tipo canovaccio, questo è un cotone tipo canovaccio, abbastanza sottile, non proprio massiccione massiccione. Allora si addirizza tutto per bene sui parti, questo scarpone.
magari ci si infila qualcosa, quindi svoltarlo per bene. Ora io ho risvolto tutto e ci si rivede. Allora, lui l'ho addirizzato, l'ho riempito tutto con l'ovatta, con questa qui. E ora, mi raccomando, quando lo riempite, prima riempite qua, poi qua e poi venite su, altrimenti qua non vi si riempirà se prima ingrossate questa parte qui, eh. Poi con un bastoncino la riunite per bene e vi viene in questo modo. Ora dovremo chiudere qui. Qui si può chiudere sia con un punto nascosto che anche con dei puntini di colla. Ora questo è tipo raso, eh. Se la fate in cotone vi verrà ancora più bellino perché questo gonfia un po', non è tanto bello questo tessuto, però mi ci garbava questo e ci ho messo questo. Allora, intanto chiudiamo qui con un po' di colla. Tanto lo so che si fa prima con la colla. Vabbè. Questo è già chiuso, pronti. A posto. Ora questo lo mettiamo da parte per ora, eh? Mettiamolo qua. Ora sì, facciamo il pattino, eh? La stessa cosa, mettiamo il cartamodello, segniamo tutti i contorni del cartamodello, in questo caso con un gessetto bianco. Togliamo il cartamodello e andiamo a cucire dove abbiamo fatto il segno. Mettiamo gli spilli, come sempre. E cuciamo tutto intorno, un punto dritto e lasciamo aperto questa parte qui. Qui, ora io dove ce l'ho il gessetto, un pezzetto così. Vado, punto dritto, avanti e indietro, tutto intorno, avanti e indietro e mi fermo qui. Vado, ho cucito e ho tagliato a circa mezzo centimetro dalla cucitura tutta la stoffa. Ora dovrò fare tutte le tacchette in tutte le curve, quelle aperte e quelle chiuse. Quindi qua, così, tutto intorno, perché se no non vi torna. Ci ho studiato non so quanto per fare questo progetto, eh. Questo è proprio made in Beche. Faccio tutto attorno a queste tacchette. Tutte, praticamente quasi tutte, dappertutto, tagliate questi angoli qui e poi questo lasciate un po' di più dove dobbiamo risvoltare e andiamo a risvoltare tutto. Vediamo cosa succede. Vediamo. Questo è un bel cotone, questo è bellino. Poi ha un filino di lurex e riprende il lurex che è lì, l'oro che è lì. Allora. Tiriamo fuori tutto per bene, ci sono altri fili. E ora risvoltiamo tutto e poi lo andiamo a imbottire anche questo. Se fate tutte le tacchettine, taglietti come vi ho detto, vi viene bene, eh? Se no vi viene tutto sbilenco, come dico io. Ecco, così. Ora da questa apertura qui andiamo a imbottire. Si parte prima con le parti più piccole. Andate a inserire subito l'ovatta qua nella punta del pattino e poi piano piano sempre più in qua. Prima le parti più lontane, eh? Belle rifinite. Ora lo faccio tutto e poi vi faccio vedere. Io l'ho imbottito tutto, questa è mia avanzata. Ora anche qui ho un punto nascosto, così. Che si fa? Due punti di qua, due punti di là, due punti di qua, due punti di là. Punto nascosto si fa così. Chi lo vuol fare ha il punto nascosto, se no c'è la colla a caldo. Ma qui io preferisco fare così, perché qui è molto è importante che venga un bel lavoro, eh? Quindi io faccio punto nascosto, lo faccio tutto. Ecco, io l'ho chiuso qui. Ora dobbiamo incollarlo qui. Così, questo a metà del e qui così, e poi una puntina sulla punta. Allora mettiamo la colla qui, un bel po', ma non esageratamente, altrimenti
poi si vedrà. Così, e lo teniamo un po' fermo. Tanto deve fare presa. Deve fare presa. La colla. Ha fatto presa. Qui lo stesso. Nel centro, della cucitura. E facciamo aderire bene. E una puntina la mettiamo anche qua. Proprio una puntina, così. Ora ci sarebbe un'opzione. Un'opzione che secondo me è carina. Mettere un pezzo di cordone che fa questo motivo, quindi qui ci vuole tanta pazienza perché deve essere proprio un filo di colla qui, proprio un filo per fine, per il finale del cordone. Io ho queste conchigline qui, le vedete? Che si fa così, ci si mette un po' di colla qui in cima al cordone, poca, che troppa, e poi si mette questa conchiglia così e si chiude, e questo è il finale, se vogliamo fare proprio il lavoro rifinito, se no lo lasciate normale. E ora io andrò a incollare questo cordone che parte da qua e fa tutto il giro e arriva fino quassù, con sempre finale la conchiglina così, in questo caso dorata perché è tutto rifinito in oro, anche qui c'è il filo d'oro. Vi faccio vedere un pezzettino e poi lo faccio tutto, se no viene troppo lungo. Così. Questa è proprio la rifinitura top, che sarebbe la lama del pattino. Faccio tutto in questo modo. Ora, il cordone lo trovate in merceria, le conchigline per chiuderlo lo trovate sempre in merceria, chi vende il cordone a regola dovrebbe avere anche questi ferma cordone, copri cordone, come vai. Ora dobbiamo decorare questo, io me lo trovo meglio così, questo dobbiamo fare le stringhe di questo stivale. Come facciamo? Prendiamo la lana rossa, in questo caso rossa perché è tutto sul rosso. Ne prendiamo un bel po', tipo ne prendiamo 50 centimetri. Intanto prendiamo, facciamo così, la mettiamo doppia, quindi un metro, e cominciamo a girare così. Così. Giriamo, 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 giriamo tante volte. Poi questo lo uniamo a questo e verrà una sorta di spirale. Questa la andremo a mettere qui allo stivale. Qui magari tagliamo un nodo, se no si sfà. Lo facciamo un po' a misura di come vogliamo fare le stringhe. Diciamo che la fine deve venire già attorcigliato, deve venire 15 centimetri. Qui dove si è fatto il nodo si taglia l'eccesso e si fa così e così. Si mette uno spillo e si guarda un po' la parte giusta, se è troppo lungo, troppo corto, se no si fa così, si mette a metà e si parte da metà, così. E di qua uguale. Così, secondo me è troppo lungo. Allora, questo nodo che si è fatto, invece di farlo di 15 centimetri, si è fatti meno. Sa, è la prima volta, è la seconda volta che lo faccio. Facciamolo di 12. 12, ora poi vi ricapitolo tutto. Così va bene.
così va bene. Tac e tac. Chiaramente ora lo andremo ad incollare. Ne dobbiamo fare due di questi. Uno, due, anzi tre. Perché c'è un prototipo qua. Tre. Ah, poi mi serve anche un campanello, non ve l'avevo detto, dato che l'avevo qui mi è venuto in mente. Allora si riprende questo, invece di farlo un metro, si fa 80 centimetri, 40 e 40, e si gira, sempre tante volte così. Se poi avete della lana grossa, va bene anche della lana grossa senza starla a rigirare. Ora questa è fine, per farla più spessa ho fatto così. Si mette così e questa fa trac e diventa un torciglione. Abbiamo detto che dovrà essere lunga 12, quindi 12, perfetto. Guarda, si taglia qui, quindi 40, 80 di lana, se è fine come questa. Fate un nodo e lo firmate a 12. Tagliate. Grande Dani. E lo mettete qui. Intanto l'appoggiate in questo modo con gli spilli. E ne fate un altro. Abbiamo detto 40 per 2 diventa 80 e si gira. Io ci sono torta, tanto la macchina mi sale. Allora, basta girare qualche volta, vedete, poi tanto si attorciglia da solo. Si mette qui, si fa così e lui viene già a posto. Si taglia, altre forbici che quelle mi sono cadute, e si fa un nodo dalla parte dove abbiamo tagliato e si fa arrivare a 12. Così tagliamo l'eccesso, ora le metto qui e sterziamo un po'. Allora questa mettiamola più giù. Questo poi lo vedete strada facendo, queste cose. Così. Magari vedere anche di là sarà un po' difficile. Se guardo una parte, guardo l'altra. E l'altro lo mettiamo qua. Il nodo facciamolo rimanere qui. Così, quando avete trovato la posizione giusta, l'incollate in questo modo. Quindi togliamo lo spillo, questo era qua, ci si mette la colla e si fissa. Questa stessa cosa. Ora mi buco anche il cane di Nenè. Scusate, ogni tanto qualche espressione toscana mi esce fuori. E di là uguale con la camodino, che deve stare bello attaccato, ma poi si stacca. E di qua la stessa cosa. E qui uguale, tutti e tre. Ora dobbiamo preparare la decorazione qua. Qua ci facciamo una stella di Natale. La stella di Natale si fa. Io ormai vi faccio fare la stella di Natale. Sono questi, me lo metto nel cartamodello. Due pezzi, questi sono le foglie, tre di questi e tre di questi. Chi non può scaricare il cartamodello della stella di Natale? 6 centimetri per 23, un rettangolo, viene stondato in cima qui, questo 6 centimetri per 19 e la stella è 6 per 14, però questo mi sa che senza cartamodello. Comunque io due misure indicative ve le do. Allora, questo la il pattino è a 32 centimetri per qui è 10, circa 10. Lo stivale è 28 centimetri da qua a qua, 28 centimetri e qua è qui, 17 centimetri, però mi sa che lo dovete scaricare, no. Va bene, allora si fa la stella di Natale.
Come si fa? Si ritagliano le foglie come da cartamodello, poi si ritagliano queste strisce qua. Queste sono quelle più piccine, ora ritaglierò quelle più grandi. Ora, se tagliate questo, lo mettete sopra, lo tagliate, ma io faccio anche un po' a occhio. Prendo le altre forbici che mi sono cadute. Ah, ciao, ciao. Allora, faccio così. E qui ne levo un po' anche qua. Un po' meno, magari. Ecco. E bello fatto questo modello qui. Questo qua, quello più grande. Allora, togliamo tutto, prendiamo un nastrino a vostro piacere, che sta bene con queste qui, si mette tre più grandi, tre più piccole sovrapposte. Qui ho tagliato male. Ci si mette il nastrino sotto, un pezzo utile da poterci fare un fiocco. E si fa un nodo qui bello strinto. Così. E ci si fa un fiocco. Buonino, mi scappi? Oh via, vediamo un po'. Tagliamo l'eccesso. E si apre tutta la stella, si parte da quella sotto e si apre così. Poi questa con questa. Poi se volete fare, la volete fare più grande, mettete più petali. Io ne ho messi 3 e 3 e 3, voi ne potete mettere anche 4 e 4. Una stella di Natale, semplicissima. Mi raccomando, dovete trovare questo feltro qui o pannolenci molto sottile, modellabile, perché poi faremo un po' così e gli daremo il verso. Fate come se dovesse avvitare qualcosa. L'ho già detto in altri tutorial. Come delle S, insomma, così. E gli diamo una forma desiderata. Così. La faccio tutta. L'ho fatta tutta e l'ho fatto anche alla foglia. Ora, alle foglie. Le foglie le posizioneremo qua. Corta, aspettate, e posizioniamo una di qua e una di qua, e la stella la mettiamo nel mezzo, eccola qua, la riaggiustiamo un pochino così. E la mettiamo nel mezzo così. Poi prendiamo un po' di nastro colorato a vostro piacimento. Io ci metterei poi questo. La guarnizione, come volete farla, poi sta anche un po' ai vostri gusti, eh. Faccio anche questo fiocco qua perché secondo me ci sta benino. Ora c'è da fare anche un'altra cosa, me l'ero dimenticata. Se no, questi stringhe sono da rifinire. Più lunga, più corta, no. Questo lo andiamo a posizionare qua sotto. La stella, un po' che si vede e non si vede. Così. Ora qui dobbiamo fare le stringhe, i terminali delle stringhe, una sorta di pompon. Come si fa a fare questo pompon? Si fa uguale a prima, si prende 40 centimetri per 2, si gira, 2
diverse volte, così si taglia, si fa un nodino, anzi prima si fa il nodino, e guarda, così che venga alla fine sempre 12 centimetri come quello che abbiamo fatto qui, eh? Quindi di 12 centimetri ne dobbiamo preparare 3, 5. Questo è troppo lungo. Questo va fatto più corto, questo lo rifaccio, via. Perché è diverso, è più doppio quello. Sa che l'ho fatto più corto questo mio, vediamo un po'. No, no, va bene. Va bene. Facciamo gli uguali. Tagliamo il nodino. Ora prendiamo la forchetta, prendiamo un pezzetto di lana, la mettiamo qui nel mezzo, così. Poi giriamo questo cordone, questo filo di lana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 volte, anche 16. Va. 16, no, facciamo 20, 17, 18, 19, 20. Leghiamo a quest'altro. Così ci sta fermo a quello dell'inizio. Lo leghiamo un pochino, così. Prendiamo questi che avevamo messo lì, li passiamo qui nel mezzo, leghiamo stretto, stretto, stretto e rileghiamo. È un altro nodo. Due nodi. Poi entriamo, no, sfiliamo, va. Si sfila e si tagliano questi. Forbice differente, vediamo un po', più piccina, che entra e taglia. C'ho 50.000 forbici, non ne taglia una per il verso. Ora le butto via tutte, le riempio tutte, eh. Scommette, e fatica, che duro, madonna. C'è anche un paio nuove, dai, le prenda, via. Tagliamoli e verrà fuori un po' in questo modo. Lo riunite un pochino, magari quando li hanno date intorno alla forchetta non li stringete tantissimo, se no non vi c'entra la forbice. Questo lo tagliamo, mettiamo della colla e lo mettiamo qui in questo qui che abbiamo preparato. Lo incolliamo qui e queste saranno le stringhe con i pompon di Babbo Natale. Faccio anche quell'altra. L'ho preparati tutti e due i nostri pomponi, pomponcini, questi pompon. Allora, ora li incolliamo insieme e li andiamo ad attaccare qui. All'ultima stringa, in questo modo, così. Allora, perché ora andremo a mettere il gancio per attaccarlo, questo fuori porta, diciamo, eh? Io ho preso questo cordone qui. Vediamo se non si è sfatto un po' di scotch per tagliarlo. Lungo quanto? 28 centimetri, quindi 14 e 14. Mettiamo un po' di scotch qui e tagliamo. E questo lo leghiamo, questo lo leghiamo, lo incolliamo insieme, questi due. Poi un ritaglino di panno Lenci di feltro. Io ho preso questo perché è il colore dello stivale. E lo metto qui. Collo questo e lo appoggio sopra questo dischetto che ho fatto di feltro.
e lo vado ad incollare qua. Aspetta, qua. Lo vado ad incollare qua perché andrà appeso un po' in diagonale, così più bellino. Incollo tutto, incollo anche le dita e lo posiziono qui. Un campanello lo potremmo mettere anche qui nel centro della nostra stella. Quindi metto un filino di qualcosa, anche di lana. Vai, se riesco a infilarla qui, un filino anche di lana. Faccio un nodo così, un fiocchino. Che fiocchino è sempre più lì. Se no, dove lo potremmo incollare? Perché secondo me un fuoriporta ce lo deve avere un sonaglio. Ma io lo metterei al centro della stella di Natale. Quindi un puntino di colla qui e lo posizioniamo qui. Bene. Il nostro progetto, lungo come non so io, è finito. Mi ero scordata di mettere una scritta qui. Buon Natale che avevo preparato. Perché più è più augurale, no? Quando c'è la scritta come fuori porta. Così, però questa è facoltativa, anche se non ce l'avete, è uguale, eh. Così, buon Natale. Io ce l'avevo e ce l'ho messa. Ora ve lo tiro su, vi faccio vedere il lavoro finito. Bene, il fuoriporta è finito. Il nostro pattino con lo scarpone di Babbo Natale è finito. Io vi ringrazio di aver guardato il video. Vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e condividere se volete. E vi ringrazio nuovamente, un bacione dalla Beche. Ciao! Ecco il fuoriporta appeso.